Chi ha fatto il mentor program, ragazzi? Alzi la mano chi ha fatto il mentor program. Allora venite tutti sul palco, invadiamo questo palco, tutte le persone che hanno fatto il mentor program, glielo facciamo un grande applauso, tutti i membri del mentor club. Facciamogli un grande applauso a tutti i membri del mentor. È tornato Fabio Galerani, quindi gli passo la parola per giustamente il giusto contributo a queste persone che per 8 settimane si sono sorbite i nostri webinar di 2 ore, in cui praticamente non vi dico che li insultavamo, però quasi, ok? Quasi. Li abbiamo veramente martellati. Ti passo il microfono, Fabio. Tieni. Scusate ragazzi, ero a mentorizzare. Ho scoperto che c'è un imprenditore in questo community di 23 anni che fattura milioni. Fategli un applauso, perché ogni giorno scopro persone straordinarie. Faccio una cosa, accendo un attimo qua, scusate, devo un attimo organizzare. C'è una cosa che io ribadisco sempre, che è quella di informateci dei vostri successi, ok? Perché se non ci informate non lo sappiamo, e se non lo sappiamo non possiamo aiutarvi oltre, ok? Quindi qualsiasi micro successo che fate, informateci, ci mettete un minuto, scrivete nel gruppo. Ragazzi, ho fatto un paio di milioni oggi. Quindi, capite il concetto? Ok, microfono acceso. Madonna, il mentor, esercito del mentor program. Chi è nel mentor program 1? Mentor program 2? Mentor program 3? Mentor program 4? Mentor program 5? Avete notato che aumentano più andiamo avanti? Perché gli altri hanno mollato? No. Semplicemente il mentor program è la rampa di lancio. Una persona che è stata in un webinar recente, Riccardo Massari, giovane, 25 anni, mentor program 1, oggi fattura milioni, vendendo guanti. Okay, ci sono tante storie di successo e queste persone hanno da fare, ok? Quando inizi a lavorare duro, hai da fare, quindi celebrare, ok? Io dico sempre, non drogarti di riconoscimento, perché devi fare risultati. Il riconoscimento è la droga di chi ha mollato. Questo è pesante. Però è giusto riconoscere persone che hanno fatto un percorso di 8 settimane e sono nella rampa di lancio. Per cui gli studenti del mentor program che si ripresentano dopo tante edizioni, come il mentor program 1, il mentor program 2, è giusto continuare a riconoscere. Ma io sono il primo nei gruppi segreti, vero? Che vi dico, ragazzi, bello il riconoscimento, ma andiamo a fatturare. Nel mentor program, dopo 8 settimane, si accede a un club di networking. Perché avete visto che ci sono persone straordinarie ed è giusto rimanere in contatto. Fa la differenza rimanere in contatto con persone straordinarie, giusto? Se no, rimani lì. Quindi, colpo di scena, le tessere del mentor club. Ho fatto uno scherzo nel gruppo e se la sono bevuta. Me la siete bevuta? Ingiustizia. Ma io volevo proprio fare questa scena. Secondo voi mi dimentico le tessere? Dov'è Andrea Piselli? È sparito. Eccolo, vieni qua Andrea. Andrea ha detto, ho preso il treno in anticipo, devo venire lì solo per la testa del mentor club. Perché? Perché è giusto appartenere a un gruppo di persone che per 8 settimane come te hanno lottato. Quindi la prima persona a cui do la tessera è Andrea Piselli, un applauso. Allora, dietro questa tessera c'è un QR code che va sul sito, che c'è un'area riservata. Dopo questo evento inizieremo a scrivere ogni settimana su questa area riservata. Adesso fino adesso è stato in stand by perché dovevamo organizzarci, noi lanciamo le cose prima che siano pronte. Però così ci compromettiamo, ok? Quindi in quell'area riservata ci sono contenuti esclusivi, è una community a parte. Infatti dopo il mentor program club, che è il networking per tutti i partecipanti, c'è il mentor elite, che ha uno slogan che il mentor è per sempre. Chi di voi è nel mentor elite? Questi individui continuano a formarsi ogni mese con me, Matteo Pintaluga, webinar pesanti, in cui andiamo giù pesante,